Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo del bianco, o meglio della differenza fra i due bianchi principali, il bianco di zinco e il bianco di titanio. Questa differenza ovviamente vale per tutte le tecniche pittoriche che voi utilizzate. Prima però di lasciarvi a questo chiarimento sui bianchi, vi ricordo di lasciare il pollice in su a questo video se l'argomento vi interessa e di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube. Se attivate anche la campanellina sarete aggiornati sempre quando pubblico un mio nuovo video. Ma veniamo all'argomento di oggi, ovvero i bianchi. Quando andate ad acquistare dei colori sfusi, vi sarete resi conto che vi viene chiesto che bianco volete acquistare. Questo vale per tutte le tecniche pittoriche, quindi sia che andiate ad acquistare dell'acrilico, dell'olio o dell'acquerello. I due bianchi che trovate in commercio sono sicuramente il bianco di zinco e il bianco di titanio. Questi due bianchi sono sicuramente molto differenti fra di loro e quindi non sono intercambiabili. In alcuni casi è meglio utilizzarne uno e in altri l'altro. Il bianco di zinco, ovvero l'ossido di zinco, si ottiene dai vapori dello zinco che vengono bruciati ad altissime temperature. È un bianco che ha una grande resistenza e una grande stabilità alla luce e alla temperatura. Questo vuol dire che una volta asciutto non ingiallisce e non si altera nemmeno con il cambio di temperatura. Ci mette abbastanza ad asciugare, quindi è un'asciugatura lenta, ma non è troppo coprente. È un bianco che ha una. Da vedere sembra un po' un colore lattiginoso, quindi non è il bianco ottico per intenderci. Questa sua colorazione soft, che non spicca, diciamo, fa sì che venga usato, che sia adatto a essere usato, sia per le velature e sia anche per essere mescolato agli altri colori, perché non ne altera così tanto, cioè li schiarisce ovviamente, ma non ne altera così tanto le caratteristiche. È un bianco poco invasivo. Addirittura se voi lo andate a mescolare con degli altri colori che sono trasparenti, non li rende nemmeno meno trasparenti, quindi è veramente molto rispettoso degli altri colori con cui lo andate a mescolare. Il bianco di titanio è invece ottenuta dall'ilmenite per estrazione del titanio che poi viene neutralizzata e calcinata. Questo perché il titanio ovviamente può essere tossico. Ora, nei colori attualmente in commercio, ovviamente questa viene appunto neutralizzata rendendo il colore non tossico. È però vero che questo colore può essere in parte irritante. Irritante per la respirazione, per gli occhi e anche per la pelle. Come si presenta l'aspetto? Il bianco di titanio è il bianco ottico, quello bianco bianco, che più bianco non si può. Asciuga molto in fretta ed è decisamente pastoso. E dominante. Cosa vuol dire dominante? Vuol dire che quando voi lo andate a utilizzare per mescolarlo con le altre tinte, con gli altri colori, renderà molto più chiari le altre tinte e le rende sicuramente molto più opache. Quindi anche mescolato ad altre tinte è predominante. Si vede molto quando lo andate ad aggiungere. Bisogna poi dire che il bianco di titanio è anche un bianco che col tempo può ingiallire sotto il sole. Diciamo che dopo avervi elencato queste caratteristiche del bianco di titanio, la vostra scelta, immagino che vada subito verso il bianco di zinco. Però in realtà è un bianco di cui difficilmente si può fare proprio a meno, perché comunque è un bianco che dà molta luce e quindi quando è che si usa principalmente? Per creare le massime luci sicuramente, sicuramente quando dovete avere un contrasto molto forte fra
bianco e altri colori, per esempio anche per creare le schiume del mare, per creare le massime luci e anche nel materico, perché è comunque molto più corposo rispetto al bianco di zinco e quindi è sicuramente adatto ad essere utilizzato in modo più corposo. Il mio consiglio quindi qual è? Acquistate entrambi i tipi di bianco, sicuramente il bianco di zinco lo utilizzerete in quantità maggiori perché lo utilizzerete molto anche a schiarire gli altri colori, ma il bianco di titanio è comunque necessario. Potete, anzi spesso si fa in questo modo, ovvero si aggiunge del bianco di titanio al bianco di zinco quando si vuole ottenere un bianco più coprente, ma che non sia così invasivo e predominante rispetto agli altri colori. Quando acquistate delle confezioni di colore già fatto, è una somma, una composizione di entrambi i bianchi, ovvero c'è sicuramente una predominanza del bianco di zinco, a cui però viene aggiunto una parte di bianco di titanio per renderlo più bianco, più coprente e quindi anche maggiormente utilizzabile, perché il bianco di zinco da solo spesso risulta non solo poco coprente, ma anche poco schiarente. Alcune ditte ve le propongono anche sfuse, quindi bianco di titanio, bianco di titanzinco e bianco di zinco. Questo è My Mary. Bene, spero di avervi chiarito qual è la differenza fra il bianco di zinco e il bianco di titanio e quando è meglio utilizzare uno piuttosto che l'altro. Non dimenticate di dirmi qui sotto nei commenti quale tipo di bianco utilizzate o se invece anche voi, come la maggioranza dei pittori, fa un insieme di due bianchi. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo nuovo video e noi ci vediamo al prossimo.